Basilica di Getsemani, gremita di pellegrini, la prima volta dal 7 ottobre scorso che un gruppo così consistente arriva in Terra Santa. Sono 160, provengono da diverse città italiane e rappresentano 19 associazioni e movimenti. Hanno raccolto l'invito della diocesi di Bologna e del suo arcivescovo, il cardinale Matteo Zuppi, a fare un gesto concreto di vicinanza e solidarietà alla Chiesa Madre di Gerusalemme. Andrea è al suo primo pellegrinaggio qui. Pellegrinaggio di pace ed è l'obiettivo a cui tutti aspirano. Accanto alla roccia dove Gesù ha pianto lacrime di sangue la notte del Giovedì Santo, il cardinale Zuppi introduce: le nostre lacrime sono le vostre lacrime e oggi la nostra comunione diventa presenza, dice rivolgendosi al cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme. Ed è come andare a trovare un amico che sta male. Non basta mandare un messaggino, cambia tutto nel manifestare ai tanti, tantissimi, a tutti quelli che soffrono, e c'è una sofferenza enorme, che preghiamo per loro, con loro sogniamo nel buio che venga presto la luce della pace. A presiedere la messa concelebrata dal custode di Terra Santa e dal nunzio apostolico è il cardinale Pizzaballa. Ringrazia tutti per questo pellegrinaggio coraggioso, racconta della sua comunità ferita e della speranza che ha visto tra i cristiani di Gaza nonostante abbiano perso tutto e non si veda all'orizzonte un cessate il fuoco. È necessario comunque non arrendersi agli unici segni che la guerra ci consegna, ma è quello di far vedere che nonostante tutto si può ancora venire e si può cercare di fare il possibile per aiutare, ascoltare, incontrare. Questa sera il cardinale Zuppi esprimerà vicinanza anche a chi sta vivendo da 8 mesi il dramma di avere un proprio caro ostaggio a Gaza nelle mani di Hamas, dialogando con alcuni familiari. Domani mattina la messa nella Basilica del Santo Sepolcro e poi la partenza per Betlemme per incontrare la piccola e provata comunità cristiana.